C'è un bambino, il più piccolo, che si rivolta, che si ribella a questa morte e non l'accetta. Anche l'adolescente la nega, nel senso appunto che dice: mia madre non è morta, è lontano. Poi è un adulto che vuole dimenticare, che vuole annullare questa perdita, buttandosi nel lavoro in cui si realizza brillantemente, finché a Sarajevo un dettaglio lo riportano improvvisamente a questa tragedia, di cui ha paura, una paura panica, teme addirittura di morire di questo. E però da lì, da questo panico, in qualche modo reagisce e cerca di ricostruirsi finalmente una vita separata da questa immagine tragica della mamma. Beh, certo. Cioè, la rappresentazione di una madre che poi si scoprirà una madre anche impaurita dal suo destino, dai suoi problemi, però estremamente vivace e anche semplice. Ed è chiaro che in quella madre poi si ritrovano altre madri e il discorso sul ballo, sulla danza, è qualcosa che collega giustamente, come ha detto lei, la prima scena del film in cui la mamma balla un twist col bambino, a quando lui ritroverà un rapporto anche fisico di corpo con Bérénice Bejo in questa festa, in cui facendo anche un po' il pagliaccio balleranno insieme. Questo twist, quel ballo è connesso alla prima immagine del film, di quando appunto in modo gioioso la mamma addirittura lo distrae dal suo studio e lo invita a ballare. Ecco. È stato un lavoro molto lungo anche proprio perché era necessario, rispetto a un romanzo che parla di 40 anni di vita, di storia, condensarlo in 2 ore di cinema e quindi scegliere quelle immagini che fossero più essenziali per raccontare questa storia. Voglio dire, è estremamente complicato al cinema passare da un'epoca all'altra, senza usare la tecnica classica del flashback. Quindi è stato un lavoro già di elaborazione importante in sceneggiatura, di riprese e anche di montaggio. Alla fine il corpo del film spero che sia sufficientemente chiaro come racconto e non banale. Questa è una mia speranza, poi vedremo dagli spettatori.